Robin aveva 9 anni, quasi 10. Viveva al più noioso di Così si muore, un paese sperduto tra le colline dove non succedeva mai niente. Un luogo tanto desolato e triste che Robin l'aveva ribattezzato così. Eppure Robin aveva un'indole curiosa e non si annoiava mai, tranne qualche volta a scuola dove tutti lo chiamavano il re dei monelli. Fuori nevicava e Robin contava i giorni che lo separavano dal Natale. Ogni anno, durante le feste, la mamma preparava dei cestini colmi di prelibatezze per le persone sole e bisognose del villaggio. Al piccolo Robin non era mai piaciuto aiutarla a consegnare quei doni, fino a quando aveva capito che ogni cestino accompagnato da un sorriso corrispondeva un dolcetto o una golosità. Quel giorno sua madre, con voce dolce, gli chiese di portare qualcosa da mangiare a un'anziana eremita che viveva chiusa in un castello isolato fuori dal paese. Andare da quel vecchio, ma me la faccio sotto, ma... Anche i bulli che dettano legge a scuola tremano quando a ricreazione parliamo di lui. E poi si gela, ho le scarpe bucate, mi fanno male le gambe e ho un mucchio di compiti da fare. Da quando in qua ti preoccupi dei compiti? Li farei al ritorno? Non discutere, infila il cappotto e cerca di essere garbato. Si chiama Bernard. Robin si incamminò con la paura nella pancia. A Natale regalo una storia. Buon Natale da Anna, volontaria di Mare di Libri.